Buonasera e benvenuti da Borsari Strumenti Musicali. Oggi affrontiamo un argomento molto importante che è l'interpretazione. Che cosa significa fare musica? Che cosa significa interpretare un pezzo? E perché è così importante? Io un esempio che faccio spesso è che quando, diciamo, suono un pezzo o suono una musica, dico sempre ai miei allievi di pensare una propria storia nel proprio pensiero. E di suonare la musica pensando a una storia, quindi tipo una bambina che raccoglie delle margherite in un prato fiorito e a un certo punto c'è un lupo, faccio un esempio, perché la musica è fatta di queste cose. Oppure dico, pensate a mamma e papà che litigano, quindi due persone che litigano, litigheranno mai allo stesso tono di voce, tipo, caro, ti avevo detto di andare a comprare il pane. Ah no, scusa, cara. Questo è il dialogo ed è un fare musica. Chiaramente con le note e non attraverso la voce o altre cose. Facciamo un esempio pratico. Suonerò un pezzo senza fare musica, ma lo suonerò comunque bene e corretto. Eccetera, eccetera. C'è anche chi dice che Bach si potrebbe anche suonare così. Effettivamente Bach è talmente bravo e perfetto che rende comunque. Però sentite la differenza. La differenza è sicuramente molto chiara ed è sicuramente molto importante che quando andiamo a fare un concerto, chi ci ascolta, magari a fine concerto, ci viene a fare complimenti e ci dicono: mi hai fatto piangere, mi sono emozionato, mi è scesa una lacrima. E questo significa che ho suonato in un modo convincente, in un modo che ho trasmesso. Infatti, suonare senza trasmettere oggettivamente non porta a nulla e non dà emozione. Per questo motivo, quando si studia musica non è importante solo fare le note, è molto più importante fare musica anche se si sbaglia una nota che fare tutto perfetto ma non comunicare nulla. Io credo che questo esempio che vi ho fatto sia molto, molto utile per comprendere che cosa significa interpretare un pezzo. Questo vale col pianoforte che l'ho preso ad esempio, ma col flauto, con la tromba, col violino, con un qualsiasi strumento. Quindi la capacità dell'ampliare o calare il suono, quindi la dinamica del suono, l'appoggio, sono diciamo le cose importanti che ti consentono di fare musica in base a come abbiamo dentro. E uno stesso pezzo può essere interpretato in modi diversi. Se un giorno sono triste lo suonerò in un modo malinconico, se un giorno sono allegro lo stesso pezzo lo posso suonare in un modo felice e anche se le note sono le stesse, credetemi che arriveranno in modo diverso. Io vi ringrazio di avermi ascoltato, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e venirci a trovare qua in negozio in Rotonda Torri a Bologna. Grazie e a presto. Ciao!